In questa lezione affronteremo una svolta storica apicale. Parleremo dei circa 2 decenni che passarono dalla morte del generale Ezio per mano dell'imperatore Valentiniano III nell'anno 454 e il sacco di Roma dei Vandali dell'anno successivo, per giungere alla data fatidica del settembre del 476, che vide la fine, almeno cronologica, dell'impero romano d'Occidente. Sono circa 2 decenni raccontati spesso in modo alquanto sbrigativo nei libri di testo scolastici e che hanno visto anche uno scarso interesse da parte di molti studiosi. Eppure una descrizione anche sommaria di questi complessi avvenimenti in questo momento storico del V secolo d.C. potrebbe servire a comprendere meglio la svolta epocale che la fine dell'impero romano d'Occidente causò in questo momento storico, il settembre del 476. Occorre pensare che per circa 300 anni nell'Europa occidentale non vi fu più alcuna possibilità di ricostruire un grande Stato unitario. Soltanto Carlo Magno, dopo le vittorie sui Longobardi del 774 e sulla popolazione degli Avari alla fine del secolo, avrà l'occasione per ricostruire l'impero romano d'Occidente come qualcosa di simile a quello che era stato sotto il comando e la legislazione romana. Carlo Magno però rinuncerà a questa opportunità e userà le ricchezze degli Avari, l'appoggio del papato e la forza militare dei Franchi per risolvere una volta per tutte il problema legato alle popolazioni della Germania e alla loro irrequieta indipendenza. Passerà poi un altro secolo e avremo alla svolta dell'anno 1000 il regno germanico e l'impero germanico, prima degli Ottoni e poi degli altri imperatori germanici. L'impero d'Occidente non verrà mai più ricostruito nella sua unitarietà geografica come al tempo di Roma, ma rimarrà come un'idea portante per molti secoli che verranno, fino all'impero austro-ungarico e all'Ottocento. Quindi l'anno 476 è un anno importante, un anno irripetibile. E anche se alcuni studiosi si arrovellano a decidere se la fine dell'impero d'Occidente si sia collocata nel 476 oppure nel 480, quando muore l'ultimo imperatore nominato ufficialmente, cioè Giulio Nepote, o addirittura il generale Siagro nel 485-486 circa, il 476 rimane una data epocale. Ecco, in questa lezione parleremo di questi ultimi 2 decenni che precedono il momento eclatante della fine dell'impero d'Occidente, un momento che è eclatante per noi contemporanei, ma per chi lo visse probabilmente passò come un fatto quasi del tutto inosservato. L'allontanarsi della minaccia costituita da Attila dopo la sua morte nell'anno 453 rese meno importante il ruolo e la figura del generale Ezio. Il magister militum, cioè il comandante in capo delle truppe dell'esercito romano d'Occidente e patrizio, quindi di elevato
segno e significato nobiliare Ezio, è ormai diventato una presenza ingombrante nella vita del giovane imperatore Valentiniano III, il quale aveva circa 30 anni e non sopportava più la tutela psicologica e materiale del prestigioso militare che oscurava la sua figura di sovrano. Non che Valentiniano III facesse molto per meritarsi la stima dei suoi contemporanei, in quanto trascorreva buona parte del suo tempo in feste, banchetti e nel prendere decisioni del tutto inutili per il senso e l'organizzazione dello Stato. Ezio aveva ormai raggiunto circa i 60 anni di età, il che lo rendeva per l'epoca ormai una persona relativamente anziana e più fragile anche da un punto di vista fisico. Valentiniano III, il figlio di Galla Placidia, aveva ormai raggiunto un'età in cui la tutela del generale era del tutto insopportabile, anche perché Ezio era dotato di una forte personalità e di un grande prestigio personale. Dalle nozze con Licinia Eudossia, la figlia dello zio Teodosio II, erano nate a Valentiniano III due bambine di nome Eudocia e Valentiniana Placidia. Placidia avrebbe dovuto andare in moglie, secondo le intenzioni di Ezio, con il figlio di quest'ultimo, Gaudenzio, di modo che il figlio di Ezio avrebbe trovata aperta la strada per il trono dal momento che l'imperatore non aveva figli maschi. L'altra ragazza, Eudocia, era stata invece promessa sposa al figlio del re dei Vandali, Genserico, come complemento di un trattato di non aggressione che era stato stipulato tra l'Impero Romano d'Occidente e il Regno dei Vandali del Nord Africa. Valentiniano III era di carattere violento e spesso brutale e impulsivo. Prendeva delle decisioni avventate, dolorose, senza riflettere sulle conseguenze che queste avrebbero generato e si comportava in questo modo con colpevole leggerezza. La morte della madre, l'imperatrice Galla Placidia, alla fine dell'anno 450, lo aveva liberato da una forma di antica soggezione nei confronti appunto di Galla Placidia. Troppo autorevole ed energica era stata la figura della madre perché il principe potesse affrancarsene lei vivente. Oltretutto, Valentiniano III era figlio del generale Costanzo, che la madre aveva sposato contro voglia dopo la morte del marito precedente, il re dei Visigoti, Ataulfo. Quindi si può ipotizzare che Galla Placidia nutrisse nei confronti del ragazzo Valentiniano un sentimento di ambivalenza affettiva. Il carattere di Valentiniano oscillava pertanto da un'impulsività incontrollata al prevalere di una personalità alquanto complessa e contraddittoria, vendicativa e improvvisamente violenta. Possiamo leggere i giudizi di due grandi storici sulla figura di Valentiniano III, giudizi che non sono certo di tipo lusinghiero. Iniziamo con la valutazione che ne dà Edward Gibbon nel suo grande libro Decadenza e caduta dell'Impero Romano. Valentiniano III imitò fedelmente la debolezza ereditaria di suo cugino e dei suoi due zii, senza ereditare la dolcezza, la purezza, l'innocenza, che alleviavano nei loro caratteri la mancanza di spirito e di abilità. Valentiniano era meno scusabile, poiché aveva passioni senza virtù.
anche la sua religione era discutibile. E sebbene non avesse mai deviato nei sentieri dell'eresia, scandalizzava i pii cristiani per il suo attaccamento alle arti profane della magia e della divinazione. Ma continuiamo con un altro giudizio molto severo dato dallo storico irlandese John Bagnell Bury. Pur avendo governato per 30 anni, Valentiniano aveva influenzato i destini del suo impero ancora meno dello zio Onorio. Entrò in azione solo una volta, quando, irritato dalla presunzione di Ezio, che aspirava a legarsi alla famiglia imperiale, lo colpì. Pensava di aver ucciso il suo padrone, ma scoprì di aver ucciso il suo protettore e cadde vittima inerme della prima congiura ordita contro il suo trono. Intorno all'anno 450, l'impero romano d'Occidente si era ormai considerevolmente ridotto di estensione. Aveva perso le province della Britannia, intere e vaste parti della Gallia e della Spagna. La costa africana, il vero serbatoio agricolo e fiscale dell'impero, era stata conquistata dai Vandali che avevano a capo il re Genserico. Genserico era dotato di una grande abilità politica e militare e aveva trasformato un popolo di pastori e di agricoltori come i Vandali in un popolo di abili marinai e pirati. Il crollo delle entrate tributarie legato alle conquiste dei Vandali in Africa e alla loro pirateria su larga scala per tutto il bacino del Mediterraneo rese la necessità di mantenere un esercito efficiente e competitivo per l'impero d'Occidente una realtà sempre più remota da raggiungere. Valentiniano III preferiva di solito vivere a Roma piuttosto che a Ravenna, e Roma era tornata da alcuni anni a rivestire il ruolo di capitale, anche grazie al nuovo prestigio che la Chiesa Cattolica stava acquisendo. Il ruolo di Papa Leone I Magno era stato autorevole e provvidenziale nel caso di Attila, quando aveva fermato il conquistatore Unno prima che devastasse la penisola italiana completamente. Ma il suo agire come difensore della dottrina cattolica contro le eresie conferì al Papa un'autorità particolare su entrambe le parti dell'impero romano. Leone I difese con fermezza il credo ortodosso uscito dal Concilio di Nicea e da quello di Costantinopoli nei confronti dei pelagiani, i quali sostenevano la possibilità per i cristiani di salvarsi da soli dal peccato originale senza l'intercessione divina. Il Papa si scagliò poi con un particolare rigore contro i manichei, che sostenevano invece la presenza di una divinità di tipo duale, che contemplava nel proprio essere il bene separato dal male. L'eresia manichea è un'eresia che avrà una lunga vita all'interno della Chiesa ortodossa e in contrasto con questa fino ai secoli XII e XIII. Ricordiamo ancora una volta le tre principali eresie che vigevano nel mondo tardo antico, e contro cui venne organizzata una reazione bene articolata della Chiesa ortodossa che si serviva anche del braccio armato dell'imperatore. L'arianesimo, che sosteneva come Gesù Cristo e lo Spirito Santo si collocassero in una posizione gerarchica inferiore rispetto a quella del Padre,
da cui erano stati creati. L'arianesimo era particolarmente importante perché era stato abbracciato da tutti i popoli germanici prima della addirittura migrazione al di là del Danubio. Il nestorianesimo, secondo cui la Vergine Maria aveva partorito un fanciullo umano e che solo in un momento successivo questi aveva assunto una vera e propria identità divina. I nestoriani erano stati perseguitati a lungo nell'impero d'Oriente e avevano alla fine trovato rifugio in Persia. E infine il monofisismo, che era stato sì perseguitato, ma continuava a essere praticato con vigore sia in Egitto che in Siria. Secondo i monofisiti, la natura del Cristo era esclusivamente di tipo divino. Sulla croce non era pertanto morta una persona in carne ed ossa, ma soltanto una immagine, in greco eidolon, cioè un'immagine del Cristo in quanto divino non poteva morire come una persona umana in carne ed ossa. I monofisiti sopravvivono ancora oggi nella Chiesa copta egiziana. Il monofisismo era una credenza eretica promossa da Eutiche, l'archimandrita, vale a dire il padre superiore di un convento di Costantinopoli. Il monofisismo sosteneva la presenza nella persona di Gesù Cristo della sola natura divina in cui la parte umana era una componente insignificante. La bigotta imperatrice d'Oriente Pulcheria e suo marito, l'Augusto Marciano, convocarono un concilio per condannare questa dottrina eretica. Questo importante concilio, che si tenne nell'anno 451 a Calcedonia, una città della costa dell'Asia Minore di fronte a Costantinopoli, condannò in modo radicale il monofisismo. Questa condanna ed emarginazione non rimase senza conseguenze, anche se perseguitati, i monofisiti rimasero fedeli al loro credo. Molti trovarono rifugio in Persia, altri entrarono in clandestinità, ma non furono comunque mai del tutto estirpati all'interno dell'impero romano d'Oriente. Quando avvenne la conquista araba intorno all'anno 640, i monofisiti si trovarono particolarmente bene accolti dai conquistatori arabi, in quanto l'eresia monofisita poteva sembrare più affine al credo religioso islamico. Sopravvivono ancora oggi i monofisiti nella Chiesa ortodossa copta egiziana e in quella etiope. Quindi né l'imperatore né la Chiesa d'Oriente riuscirono ad eliminare questa importante eresia. Quanto a Marciano e alla moglie Pulcheria, bisogna sottolineare come il loro matrimonio era stato soltanto un semplice accordo di tipo dinastico e di potere. Negli anni del suo regno, Marciano si dedicò fondamentalmente all'esercizio della guerra e del consolidamento militare dei confini dell'impero d'Oriente e Pulcheria visse una vita di completo assorbimento nelle pratiche religiose. Un giorno di settembre dell'anno 454, Ezio si presentò a corte a Roma per discutere di affari correnti. Tuttavia, al primo diverbio con l'imperatore Valentiniano III, questi estrasse improvvisamente la spada e colpì in un eccesso di ira il maturo generale, uccidendolo. Si trattò di un gesto efferato anche per la notevole differenza di età che c'era tra i due, dal momento che Valentiniano aveva circa 33 anni ed Ezio aveva invece passato la sessantina.
un'età che per un uomo di quei tempi costituiva un traguardo cronologico importante e procurava all'anziano generale un'indubbia difficoltà fisica. Il ricco senatore Petronio Massimo, che aveva messo in cattiva luce il generale Ezio presso il giovane imperatore Valentiniano III, partecipò anche lui alla congiura, ma non ebbe alcun vantaggio immediato dal suo schierarsi contro Ezio. Petronio era stato il prefetto della città di Roma, nonché prefetto del Pretorio, e odiava a sua volta Valentiniano III, perché l'imperatore qualche tempo prima gli aveva sedotto la moglie con l'inganno. Valentiniano aveva invitato a palazzo la moglie di Petronio e con un raggiro l'aveva sedotta. Valentiniano III era infatti un uomo fatuo e superficiale, animato dal sospetto verso ogni persona o cosa, salvo poi essere incapace di prendere decisioni utili in caso di situazioni difficili. Lo possiamo leggere la descrizione della congiura che Petronio organizzò con due militari della guardia che erano risentiti nei confronti di Valentiniano perché aveva ucciso il loro comandante Ezio. Possiamo leggere questa bella descrizione che ne fa Edward Gibbon nella sua storia del declino e della caduta dell'impero romano. Mentre Valentiniano si divertiva nel campo di Marte con lo spettacolo di alcuni sport militari, all'improvviso si precipitarono su di lui con le armi sguainate i sicari e pugnalarono l'imperatore al cuore, senza che vi fosse la minima opposizione da parte del suo numeroso seguito. Un seguito che sembrava invece gioire della morte del tiranno. Ecco, vediamo come Valentiniano III non fosse particolarmente amato ed è forse quasi desiderabile per la maggior parte del suo entourage eliminarlo e dare spazio a un imperatore più affidabile e più maturo. Erano passati soltanto pochi mesi dal settembre del 454, quando il generale Ezio era stato assassinato da Valentiniano III in persona. E nel marzo del 455 la nuova congiura organizzata da Petronio Massimo colpì Valentiniano III, che fu ucciso da alcuni soldati germanici della Guardia del Corpo, che erano rimasti disgustati dal modo in cui era stato ucciso il loro comandante Ezio e desideravano vendicarlo. Quindi, durante un'esercitazione militare alla periferia di Roma, due di questi soldati uccisero Valentiniano III e uccisero anche il suo fedele ministro Eraclio, decapitarono l'imperatore e offrirono la corona e la porpora al senatore Petronio Massimo. Il giorno seguente questo nuovo assassinio, Massimo rivestì le insegne del potere e obbligò la vedova di Valentiniano III, Licinia Eudossia, a sposarlo. Così facendo si mise in acceso contrasto con l'imperatrice, la quale agì in un modo che ebbe delle conseguenze estremamente gravi. La vedova di Valentiniano III, l'imperatrice Licinia Eudossia, si vendicò come aveva fatto la principessa Onoria con Attila soltanto pochi anni prima, e le conseguenze generate dalle sue azioni furono altrettanto gravi. L'imperatrice richiese l'aiuto del re dei Vandali, Genserico, invitandolo a venire a Roma per riscuotere la promessa di matrimonio che con un trattato il marito Valentiniano III aveva fatto tra la loro figlia Eudocia e il figlio del re Vandalo, Unerico.
Nel giugno del 455, pertanto, la potente e temutissima flotta dei Vandali al completo si presentò davanti al porto di Ostia e risalì il Tevere indisturbata fino a Roma. Ne conseguì un sacco, che è detto anche il sacco vandalico della città, che lasciò Roma in una situazione di estrema gravità e distruzione. Nel giugno dell'anno 455, Roma subì il terribile sacco dei Vandali, una devastazione che è rimasta ben presente negli annali e nei libri di storia. Per circa 15 giorni l'esercito dei Vandali devastò la città senza essere minimamente contrastato. Entrò nelle chiese, nelle ville patrizie e fece prigionieri e prese come ostaggi i personaggi di più elevato lignaggio della capitale dell'impero. Questi vennero portati in Africa perché si pensava di ottenere un forte riscatto dalla loro liberazione. Nel giugno dell'anno 455 i Vandali devastarono completamente la città di Roma. Per circa 15 giorni questo esercito barbarico devastò la città, asportando ricchezze enormi, entrando nei templi, nelle case private, scrostando l'oro, il bronzo e l'argento dai monumenti, attuando distruzioni e saccheggi che causarono danni quasi irreparabili per tutti i successivi secoli del Medioevo. L'imperatore Petronio Massimo fu ucciso prima dell'arrivo dei barbari e il suo corpo fu smembrato dalla rabbia del popolo che attribuiva a lui la sciagura che stava per colpirli. Ne seguì appunto questo saccheggio terribile e ben organizzato e protratto per circa 2 settimane. Soltanto l'intervento del Papa Leone I riuscì a mitigare parzialmente la furia dei barbari che asportarono dalla città, ancora sostanzialmente intatta dopo il sacco del 410 dei Visigoti di Alarico, ogni tipo di ricchezza che riuscirono a trovare. I senatori e le matrone che non avevano potuto trovare rifugio nelle grandi basiliche cristiane furono trascinati in catene come schiavi sulle navi e la flotta di Genserico ripartì quindi alla volta di Cartagine, portando con sé anche l'imperatrice e sua figlia Eudocia, la quale sarebbe poi andata in sposa al principe Vandalo, figlio di Genserico, di nome Unerico, come era stato promesso a suo tempo dal padre di Eudocia, Valentiniano III, poi assassinato. Il sacco dei Vandali costituì un punto di non ritorno e il successivo ventennio sarebbe consistito in una lenta agonia per l'impero romano d'Occidente. Il nuovo imperatore divenne il Magister Militum Avito, un ufficiale di origine gallo-romana, amico dei Visigoti e del loro re Teodorico II, e legato inoltre da una forte amicizia al nobile Sidonio Apollinare. Questi era il più autorevole intellettuale di questo periodo ed era di etnia gallo-romana. Sidonio Apollinare aveva una forte influenza sul re visigoto Teodorico II, che era uno estimatore degli usi, dei costumi e della civiltà romana. Sidonio Apollinare cercò a lungo di favorire una fusione pacifica tra il popolo dei Visigoti e la popolazione romana e latina delle Gallie.
In parte ci riuscì perché ormai, dopo molto tempo, l'aristocrazia visigota parlava correttamente il latino e seguiva le norme del diritto germanico, che però era ormai redatto nella stessa lingua latina dei romani, di cui avvertivano la superiorità culturale. Quindi si stava andando incontro a una lenta fusione tra la componente germanica e la grande maggioranza della popolazione delle Gallie, che era comunque di lingua latina. Sidonio Apollinare utilizzò tutta la sua grande cultura per conquistare l'ammirazione del re visigoto Teodorico II, per il quale scrisse dei panegirici elaborati ed eleganti che ricordavano la classicità che ormai si stava perdendo. Teodorico II, come abbiamo detto, ammirava la storia e il ruolo di Roma, ma il suo successore e figlio Eurico fu un re dei Visigoti molto diverso. Eurico era molto diverso da suo padre e attuò una politica di indipendenza del popolo dei Visigoti dalle tradizioni romane, ottenendo invece che il popolo visigoto conservasse con fedeltà le antiche tradizioni germaniche e si rendesse indipendente il più possibile dal grande corpus delle leggi latine e dalla cultura di coloro che i Visigoti avevano conquistato. L'imperatore d'Occidente Avito era un militare abile ed esperto di etnia gallo-romana. Salì al trono grazie al favore del nuovo astro nascente militare di quel periodo, che era il generale di origine sveva Ricimero, un militare che aveva iniziato la sua carriera sotto il generale Ezio e che era dotato di un'indubbia abilità strategica. Come guerriero riuscì infatti a sconfiggere i Vandali sia in Sicilia sul terreno che la loro flotta sul mare, ottenendo un grande prestigio. Nel frattempo i Visigoti, per nome e per conto almeno formale dell'imperatore, si erano mossi dalle loro terre dell'Aquitania, avevano oltrepassato i Pirenei e si erano diretti a sud, impadronendosi di buona parte della penisola iberica. Rimasero non visigote la Galizia e il nord dell'odierno Portogallo, che rimasero in mano alla popolazione degli Sveri. Mentre invece divenne parte del regno dei Visigoti il sud della Spagna, che insieme alla parte della Gallia che si estendeva a sud del corso della Loira, diede luogo a un grande regno visigoto che si prolungava dalle Gallie fino al sud della penisola iberica. L'esproprio del potere di Roma da parte dei Visigoti, che erano favorevoli al nuovo imperatore Avito ed erano divenuti troppo influenti in generale in quello che rimaneva dell'impero romano d'Occidente, insieme alla popolarità di Ricimero e del suo collega, il generale Maggioriano, spinsero il Senato a favorire la deposizione di Avito. Ancora una volta, ogni possibilità di salvezza dell'impero d'Occidente si basava sugli ufficiali dell'esercito che continuavano a costituire una specie di casta dedicata alla conservazione dello Stato, secondo un'antica tradizione militare che era nata durante la crisi del III secolo d.C. Di questi militari dediti a conservare e a proteggere quello che restava dell'impero di Occidente, Maggioriano era un ufficiale di alto grado dotato di maggiore coerenza e abilità bellica.
La successione e l'esautorazione di Avito fu cruenta e legata a una sanguinosa battaglia combattuta nei pressi di Piacenza nell'ottobre dell'anno 456. Avito fu sconfitto e venne in seguito messo a morte sia da Maggioriano che da suo collega Ricimero, il quale non era però in grado in nessun caso di vestire la porpora imperiale. Ricimero era pur sempre un barbaro e per giunta di credo ariano, cosa che gli precludeva assolutamente il potere imperiale. Fu pertanto elevato al trono Maggioriano, il quale nel 457 ricevette anche il riconoscimento formale dell'imperatore d'Oriente Leone I, il nuovo imperatore di Oriente che era succeduto al defunto Marciano, che era morto nell'anno 457. Maggioriano fu probabilmente l'ultimo imperatore d'Occidente degno di questo nome, grazie alle imprese che perseguì. Maggioriano si impegnò in continue campagne militari che lo portarono a riconquistare buona parte delle Gallie e molte regioni della penisola iberica. Da un punto di vista legislativo, poi, Maggioriano introdusse l'obbligo di difesa della propria città da parte dei residenti e limitò soprattutto il potere ecclesiastico, imponendo il divieto di prendere i voti monastici prima di aver compiuto i 40 anni di età. Questa norma rendeva disponibile per la vita civile un numero molto più elevato di individui. Maggioriano infine ricostruì la flotta che era indispensabile per attaccare i Vandali e limitare le loro scorrerie di pirati in tutto il Mediterraneo. Maggioriano tentò di riprendere completamente all'impero il possesso delle Gallie e della penisola iberica. Tuttavia, le forze di cui disponeva e il suo esercito erano troppo modeste. La flotta che aveva preparato per invadere l'Africa, composta da circa 300 navi e costruita per questa impresa, era ormeggiata vicino a Elche, nel sud della penisola iberica. Le navi vennero invece distrutte da un incendio doloso provocato da alcuni infiltrati e traditori pagati e diretti dall'astuto re Genserico. A questo punto Maggioriano dovette tornare in Italia con un piccolo esercito, con i pochi uomini che gli erano rimasti, e venne poi sconfitto e ucciso presso Tortona dal suo compagno d'arme, ex amico e ora magister militum, Ricimero. Per circa 10 anni Ricimero fu il padrone indiscusso di quello che restava dell'impero d'Occidente. Ricimero eleggeva e si sbarazzava degli imperatori che erano solo degli strumenti nelle sue mani. Utilizzava il proprio potere militare e l'indubbia capacità strategica che comunque possedeva per tenere in scacco i Vandali di Genserico, l'imperatore d'Oriente Leone e i Visigoti. Il primo degli imperatori che Ricimero mise sul trono si chiamava Libio Severo ed era un senatore di origine lucana e di carattere eccessivamente arrendevole che fu completamente succube di Ricimero. L'imperatore Libio Severo può essere ricordato per una totale nullità decisionale, se si eccettua l'abrogazione purtroppo delle leggi di Maggioriano che contrastavano il potere sempre più crescente della Chiesa e del clero e limitavano i soprusi della classe senatoria. Libio Severo non contava assolutamente nulla, tanto è vero che il potente magister militum Ricimero, che era di confessione ariana, costruì a Roma la chiesa di Sant'Agata dei Goti, che era destinata al culto ariano e che sopravvive ancora oggi.
Il degrado di una struttura sociale fondata sul diritto e le magistrature, come si stava verificando nella Roma della metà del V secolo d.C., favoriva la superstizione e la fede in una giustizia ultraterrena. I vescovi e il clero più autorevoli si sostituivano lentamente ai magistrati in una difesa d'ufficio del popolo che aveva le caratteristiche più di una carità compassionevole e calata dall'alto che del frutto dell'osservanza di regole chiare, acquisite e difese da consuetudini legali imparziali. Il meraviglioso edificio del diritto romano cominciò pertanto a essere messo in discussione e lentamente accantonato. Nell'impero romano di Oriente le cose stavano andando molto diversamente. Il nuovo imperatore Leone I aveva rivelato con il tempo di possedere una personalità decisa e un coraggio insospettato. Poteva scegliere tra i militari di origine germanica e quelli provenienti da altre popolazioni, anche loro bellicose e di spirito indipendente, che facevano parte però dell'impero a pieno diritto. Si trattava degli Isauri, un'etnia che era stanziata da secoli tra le montagne del sud dell'Anatolia. Gli Isauri godevano di una pessima fama tra gli abitanti di Costantinopoli, erano considerati poco più che barbari e si conoscevano bene le loro ruberie e i saccheggi con cui avevano da sempre infestato la costa del Mediterraneo di fronte all'isola di Cipro. Proprio per la loro ferocia e il coraggio che dimostravano in guerra, il popolo degli Isauri era un vero e proprio alleato perfetto per sostenere il desiderio di Leone I di rendersi indipendente dall'influenza dell'elemento germanico presente nel suo esercito e soprattutto dal suo magister militum, l'alano Aspar e suo figlio di nome Ardabur, anche lui un valente militare. Questi due ufficiali condizionavano l'imperatore nell'esercizio del potere regale e dell'amministrazione dello Stato, avendo sempre l'ultima parola. Ardabur poi era anche imparentato con Leone I, avendo sposato una delle sue figlie. Nell'anno 466 l'imperatore Leone I diede in sposa sua figlia Ariadne al comandante della propria guardia del corpo, il comes domesticorum, l'isaurico Tarasicodissa, che per l'occasione cambiò il proprio nome in quello di Zenone, che aveva un suono più accettabile e familiare per il popolo di Costantinopoli e il senato della capitale dell'impero. Nel giro di pochi anni Zenone si fece apprezzare come un capace stratega e un alleato sicuro per l'imperatore. Il conflitto con Aspar e suo figlio divenne però inevitabile, tanto che Zenone, la moglie, cui nel frattempo era nato un figlio di nome Leone come il nonno, trovarono rifugio ad Antiochia, lontano dal palazzo imperiale sul Bosforo e dai suoi molteplici intrighi. Nel 471 poi, in accordo con Zenone, Leone I fece uccidere il generale Aspar, che era ormai anziano, e subito dopo suo figlio Ardabur, oltre a sbarazzarsi anche del figlio minore del Magister Militum, che era anche suo genero, per avere sposato Leonzia, la sorella minore di Ariadne. Il risultato finale di questa lunga serie di intrighi e di morti violente fu che l'elemento barbarico di origine gota e germanica
divenne sempre meno determinante all'interno dell'esercito dell'Impero Romano d'Oriente, una caratteristica che divise per sempre le due parti del mondo romano. La riduzione dell'elemento germanico nel contesto delle truppe imperiali, oltre alla maggiore ricchezza delle province orientali e prima tra tutte l'Egitto, con la presenza di una popolazione più numerosa e non segnata dalla crisi demografica, resero l'impero d'Oriente capace di resistere alle grandi crisi del V secolo. In quegli anni vennero deviate progressivamente le invasioni barbariche verso la parte occidentale dell'impero, che alla fine ne fu distrutta in quanto compagine statale unitaria. Tuttavia, dalle invasioni barbariche emerse la realtà dinamica della nuova Europa, come un'anticipazione di quella odierna. In Italia, invece, le milizie germaniche dettavano legge. Nell'autunno dell'anno 465, l'imperatore Libio Severo morì per cause misteriose. Forse fu avvelenato dallo stesso generale Ricimero. Il trono d'Occidente rimase vacante fino all'anno 467, quando Leone nominò imperatore Antemio, un nobile della sua corte di Costantinopoli, che era tra le altre cose genero dell'imperatore d'Oriente precedente Marciano, di cui aveva sposato la figlia Eufemia. Antemio arrivò in Italia accompagnato da una flotta e da un forte esercito di sostegno, e Ricimero dovette fare buon viso a questo nuovo e ben attrezzato sovrano, tanto più che gli venne data in moglie la figlia di Antemio, la principessa Alipia. Il nuovo imperatore Antemio nutriva delle grandi ambizioni. Il nuovo imperatore Antemio aveva il sostegno militare e la disponibilità economica del suo collega orientale Leone I, e con questi presupposti venne approntata una grande flotta che avrebbe dovuto sbarcare l'esercito romano a Cartagine ed eliminare per sempre il pericolo costituito dal re Genserico e dai suoi vandali. La campagna militare intrapresa nell'anno 468 e tanto attesa fu invece un disastro. La flotta, al comando del cognato dell'imperatore Leone I, di nome Basilisco, venne sconfitta e distrutta davanti al porto di Cartagine dai pirati vandali nella battaglia di Capo Bon. Questi pirati vandali dimostrarono in tal modo di essere diventati ormai dei provetti marinai. Anche il governatore della Dalmazia, di nome Marcellino, che era considerato un generale esperto e si era aggregato all'esercito romano che andava a combattere contro i vandali, morì nello scontro. Il comandante in capo Basilisco dovette tornare a Costantinopoli sconfitto e umiliato. L'imperatore Antemio intanto si era inimicato il potente generale Ricimero, il quale si trasferì a Milano con la parte dell'esercito che gli era fedele. Antemio, dopo la sconfitta di Capo Bon, tentò una sconsiderata campagna per riconquistare la Gallia a spese dei Visigoti, ma aveva di fronte un avversario troppo forte per le deboli forze dell'impero romano d'Occidente. Il re Visigoto Ulrico era un abile stratega e un personaggio intelligente e astuto. L'esercito romano riuscì a oltrepassare il fiume Rodano unicamente per finire annientato dai Visigoti,
che nello scontro uccisero anche Antemiolo, il figlio di Antemio. All'imperatore non rimase che trincerarsi a Roma, ma a questo punto Ricimero calò da Milano con le sue truppe e costrinse Antemio a rifugiarsi dapprima sul Colle Palatino e poi nella Basilica di San Pietro, sotto la diretta protezione del Papa. Fu tutto inutile. Nel luglio del 472 Antemio fu catturato e subito dopo ucciso mediante decapitazione da Ricimero. Dopo la morte dell'imperatore Antemio, divenne imperatore d'Occidente Anicio Olibrio, un romano che era stato scelto personalmente dal generale Ricimero e che regnò soltanto per pochi mesi. Olibrio era un nobile della gens Anicia, una delle più antiche e prestigiose di Roma. Sempre nello stesso anno, il 472, morirono in autunno per delle malattie improvvise prima Ricimero e poi Olibrio, il quale passò a miglior vita a novembre. Olibrio aveva fatto in tempo a nominare il nipote di Ricimero, di nome Gundobado, nuovo magister militum, cioè comandante in capo dell'esercito. Gundobado era un uomo totalmente privo di scrupoli, che apparteneva all'etnia dei Burgundi. Dal matrimonio con una delle due figlie di Valentiniano III, Olibrio aveva avuto una figlia di nome Anicia Giuliana, che finanziò personalmente l'edificazione della grande basilica di San Polieucto a Costantinopoli, una chiesa grandiosa che rimase tra le più importanti della città sul Bosforo fino alla costruzione della Basilica di Santa Sofia. Anicia Giuliana era una donna di grande cultura e intelligenza, e gli venne dedicata dal popolo di Costantinopoli una copia preziosissima del trattato sulle erbe medicamentose di Pedanio Dioscoride, uno dei più grandi medici dell'antichità. Questo codice sontuoso e riccamente illustrato oggi è conservato in un museo a Vienna. I tempi, tuttavia, richiedevano uomini forti, astuti e militarmente preparati per la carica di imperatore d'Occidente, e Olibrio non apparteneva a queste categorie di persone. Alla sua morte e dopo pochi mesi di interregno, le milizie di etnia germanica che ora erano comandate da Gundobado decisero di creare loro sovrano il comandante della Guardia Imperiale, un tale di nome Glicerio che poté regnare anch'egli solo per pochi mesi. Questo perché nella primavera del 474 venne inviata a Roma dalla corte di Costantinopoli una flotta con a bordo il nobile Giulio Nepote, destinato a rivestire la porpora di imperatore d'Occidente. Il settentrione della Gallia era rimasto sotto il controllo del generale Siagrio, un romano figlio dell'ultimo magister militum della Gallia, di nome Egidio. Siagrio aveva costruito un proprio regno indipendente con capitale Soissons. Siagrio si faceva infatti chiamare dai popoli barbarici che avevano occupato la maggior parte delle Gallie con il nome di Rex Romanorum. L'impero romano d'Occidente, governato da Nepote, era ormai ridotto alla sola Italia e alla regione della Dalmazia. Glicerio venne esiliato da Nepote a Salona in Dalmazia con il titolo di vescovo che gli avrebbe impedito per sempre di prendere in mano le armi e di cercare di diventare imperatore. Tuttavia anche il regno di Giulio Nepote durò poco.
Nepote era inviso al Senato romano per la sua vicinanza politica e decisionale alla corte dell'Impero d'Oriente e quindi Giulio Nepote preferì risiedere a Ravenna. Questa situazione di incertezza dell'Impero romano d'Occidente favorì l'ennesima rivolta. Nell'agosto dell'anno 475, il Magister Militum Flavio Oreste lasciò la città di Roma alla volta di Ravenna per detronizzare l'imperatore Giulio Nepote e inviarlo in esilio a Salona insieme a Glicerio, il sovrano precedente deposto anche lui. Flavio Oreste era un generale coraggioso, che comandava ormai solo una parvenza di esercito imperiale. Era romano ed era nato in una località imprecisata della Pannonia. Oreste riteneva ancora possibile, come tanti prima di lui, una restaurazione dell'impero d'Occidente, che era ormai ridotto alla sola penisola italiana, insieme a una piccola parte della Provenza e della costa dalmata. Oreste non ebbe alcun riconoscimento formale dal nuovo imperatore d'Oriente, l'isaurico Zenone. Decise allora di nominare Augusto e imperatore il proprio figlio Romolo, un ragazzo che aveva solo 14 anni. Le sue possibilità belliche si basavano tuttavia per lo più su delle truppe mercenarie di incerta obbedienza e comandate dal generale Odoacre. Di Odoacre non abbiamo molte rappresentazioni. Pare che avesse tra i suoi ascendenti qualche antenato unno. Non si sa però per quale linea genitoriale. Le origini di Odoacre sono infatti alquanto oscure, se si eccettuano una certa povertà giovanile e una discreta prestanza fisica che lo aveva fatto diventare un mercenario imperiale. Era nato intorno all'anno 430 in una parte sconosciuta della pianura pannonica. E come la maggior parte dei germani era di credo ariano. Odoacre divenne capo delle milizie mercenarie ed era il secondo figlio del re degli Eoli, almeno così pare da alcuni studi. Odoacre appare in una sua moneta con dei vistosi baffi propri della consuetudine germanica, ma il taglio degli occhi sembra non essere di tipo indoeuropeo, ha qualcosa più di orientale e di mongolico. Gli Eoli, infatti, appartenevano a una delle etnie germaniche che erano divenute forzatamente alleate degli Unni, come gli Ostrogoti e i Gepidi o Goti del Nord. Nell'agosto del 476, a un anno circa dalla deposizione dell'imperatore Giulio Nepote, Odoacre si ribellò e condusse le proprie truppe a Pavia e poi a Piacenza, la città in cui risiedeva Oreste. La battaglia che ne seguì, nei dintorni dell'antica colonia legionaria di Piacenza, tra il fiume Po e il Trebbia, non ebbe storia. Oreste venne fatto prigioniero e subito ucciso. Odoacre si diresse poi alla volta di Ravenna, in cui vivevano il fratello di Oreste di nome Paolo, che comandava la piazzaforte, e il giovane imperatore, un ragazzo soprannominato quasi per dileggio Romolo Augustolo e figlio di Oreste. Paolo venne rapidamente sconfitto e ucciso, mentre Romolo venne deposto e inviato in esilio in Campania, si ignora in quale sede.
L'ultimo imperatore d'Occidente ebbe pertanto una fine oscura le cui circostanze non sono mai state chiarite, anche se la tradizione narra che Oreste abbia soltanto esiliato Romolo in Campania e gli abbia conferito un appannaggio annuale che gli permettesse una vita tranquilla e lontana dalle preoccupazioni. Odoacre non cercò di diventare un nuovo imperatore o non cercò un nuovo imperatore da eleggere. Lui stesso non poteva diventare imperatore in quanto non era romano di nascita e per giunta era di fede ariana, una condizione che il Papa non avrebbe mai accettato. Inviò pertanto le insegne imperiali alla corte di Costantinopoli dall'imperatore Zenone l'Isaurico, che lo nominò patrizio e con questo titolo iniziò a governare la penisola italiana e le regioni della Provenza e della Dalmazia. Secondo la cronologia più consueta, il settembre dell'anno 476 segnò la fine dell'impero romano d'Occidente. A parere di alcuni studiosi, questa data dovrebbe essere spostata all'anno 480, in cui morì in esilio Giulio Nepote, l'ultimo degli imperatori occidentali giuridicamente legittimati. Secondo altri, infine, il termine della storia di Roma come potenza dell'Occidente dovrebbe essere spostato all'anno 486. E alla fine del dominio o regno di Soissons a opera del re dei Franchi Clodoveo, che sconfisse Siagrio, l'ultimo generale romano che difendeva quelle terre della Gallia. Siagrio era appunto figlio del comes Gallie Eugenio, e i Franchi erano soliti chiamare il loro avversario con il titolo di Rex Romanorum. Dopo la sconfitta, Siagrio aveva cercato rifugio presso i Visigoti, ma il giovane re Alarico II, figlio e successore di Ulrico, lo consegnò invece a Clodoveo I, che lo fece uccidere nell'anno 487. In questo modo terminava la storia dell'impero romano d'Occidente come entità autonoma statale. E questa è l'Italia e la Dalmazia durante il regno di Odoacre. Come si può osservare, il regno di Odoacre era tutt'altro che secondario, comprendeva tutta la penisola italiana, buona parte della Dalmazia e una piccola parte della Provenza. Occorre segnalare come Odoacre si distinse per una politica di relativo equilibrio e di rispetto nei confronti del papato. Tuttavia, non bastò questa sua relativa benevolenza nei confronti della popolazione latina per evitargli di incorrere nella persecuzione e nella vendetta dell'impero romano d'Oriente. Il mezzo con il quale l'impero romano d'Oriente esercitò il tentativo di riconquista della penisola italiana fu la gente, il popolo degli Ostrogoti e l'abilità bellica, strategica e politica del loro giovane re Teodorico. Abbiamo assistito quindi alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, che per ironia della sorte e come molti sanno,
prese il nome di Romolo Augustolo. Augustolo probabilmente era un diminutivo in senso o vezzeggiativo o addirittura disprezzativo. Noi non sappiamo quale fu la fine effettiva che questo ragazzo, che doveva avere circa 14 anni, ebbe in sorte. La tradizione dice che Odoacre lo confinò in una villa lussuosa in campagna, probabilmente vicino al lago Averno, in quelli che erano stati gli orti luculiani, dove cioè il generale Lucullo amava trascorrere degli ozi facendo riferimento allo studio, al cibo e ad altri piaceri della vita. Di fatto di Romolo Augustolo se ne perdono completamente le tracce, diventa un fantasma della storia come una dissolvenza di fatti storici. Rimane sullo scenario storico invece Odoacre, il quale negli anni che vanno dal 476 al 493, quando viene deposto o comunque soppresso direttamente dal re degli Ostrogoti Teodorico, di mano del re stesso, ha una serie di azioni e di vicissitudini alquanto complesse. Odoacre si può dire che provò molte possibilità pur di farsi accettare sia dal Papa, nonostante lui fosse ariano, che dall'imperatore d'Oriente, cui mandò le insegne imperiali, dopo essere subentrato all'ultimo imperatore Romolo Augustolo, il quale tra l'altro non era nemmeno un imperatore completamente legittimato, perché suo padre Oreste lo aveva nominato tale non avendo nessuna indicazione contraria da parte dell'impero d'Oriente, che continuava a ritenere come ultimo imperatore di Roma il nobile Giulio nipote. Odoacre, dicevamo, provò di tutto per piacere al popolo latino e piacere alla classe senatoria, al Papa e all'imperatore d'Oriente. Non ci riuscì mai completamente. Quando Teodorico, su espresso desiderio dell'imperatore d'Oriente, attraversò la soglia della Venezia Giulia e entrò in Italia, per Odoacre si prospettò soltanto una lunga agonia. Peccato, perché tutto sommato nel periodo storico in cui Odoacre regnò sull'Italia, le cose andarono sicuramente meglio rispetto agli anni precedenti. Forse era destino della penisola italiana, come hanno notato alcuni storici, quello di non poter avere un unico capo regale che tenesse insieme l'unitarietà politica, sociale e storica della penisola dopo la fine dell'impero romano.